10 milioni di risparmio, di cui 9 reinvestiti, un emiciclo più green e attento al risparmio energetico, la riapertura dell'emiciclo dopo i restauri post-sisma, un'attività legislativa intensa che in 4 anni, dal 2014 al 2018, ha visto approvare 207 leggi. Un bilancio positivo, quello della 10ª legislatura, illustrato questa mattina dal Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, ultimo incontro di fine anno con la stampa, prima di arrivare fra poche settimane al termine della legislatura, che andrà al rinnovo con le elezioni regionali del 10 febbraio. Un presidente commosso che nel ricordare l'ultima maratona per l'approvazione del bilancio prevista a partire dal 28 dicembre ha snocciolato dati e numeri. 38 le leggi approvate dal Consiglio regionale, 59 i progetti di legge presentati nel 2018 e soltanto 4 le leggi impugnate dal Consiglio dei Ministri. Ma c'è ancora molto da fare per Di Pangrazio, che alla futura guida politica della regione dice occorre adesso puntare all'eguaglianza sociale ed economica dei cittadini. Un bilancio dove i numeri fanno capire che la regione è una regione in ordine, approvati tutti i rendiconti fino al 2017, approvato soprattutto quella legge per la formazione della TUA che ha messo in sicurezza il nostro servizio pubblico locale, ma soprattutto i tanti lavoratori. E poi l'uscita dal commissariamento che ha segnato un momento molto importante, facendo ritornare la regione Abruzzo autonoma per quanto riguarda la gestione sanitaria. Prima regione in Italia ad uscire dal commissariamento. Poi abbiamo reinvestito circa 9 milioni, quindi siamo arrivati a 1 milione 250 mila euro di fabbisogno in meno reale. È tantissimo, i soldi reinvestiti sono stati indirizzati sul sociale, bisogna lavorare affinché l'ultimo territorio che sta più indietro bisogna aiutarlo per farlo ritornare all'interno della media, della qualità di vita, dell'occupazione, della vivibilità dei comuni della regione Abruzzo. L'ultimo cittadino che si trova in bisogno di esigenza, di povertà, bisogna prenderlo per mano, riaccompagnarlo, reinserirlo e farlo trovare all'interno della media dei cittadini.